Grazie. Ma che vi truccate a fare che siete già belle? Vuoi essere ancora più bella? Certo, vuoi vincere? Certo. È giusto. È giusto. Si partecipa per? Per vincere. Oh. Poi vabbè, se non si vince, si partecipa e basta. Ci divertiamo lo stesso. Però ci fa sempre più piacere vincere. Certo. Oh, brava. Allora in bocca al lupo. Crepi, grazie. Per VIP Show TV abbiamo qui il nuovo direttore del giornale Eva 3000. È anche di VIP però. Vabbè, io dico Eva perché mi riguarda, è vero. Ma è contento della nuova della testimonial uscente? Sì, sono molto contento perché tu sei un'immagine molto bella, ma sei anche una mamma perfetta. Io ti ho conosciuto alla presentazione del restyling dei settimanali e ho scoperto in te appunto quella che secondo me deve essere l'immagine di una Miss di oggi, non solo un bel viso, un bel corpo, ma anche dei valori, e credo che tu possa incarnare bene questa immagine. Grazie. E come si trova in questo nuovo staff, insomma, lavorativo del giornale? Ma è un'avventura, questa è, diciamo, è la mia seconda avventura come direttore dopo aver diretto Novella 2000. E sono due creature a cui tengo allo stesso modo. È una sfida perché oggi il gossip si evolve, io penso che non sia più sufficiente parlare di scandali, di pettegolezzi, e la gente vuole avere delle notizie anche in questo, e forse creare un rapporto anche più intimo con i personaggi, e a volte un po' più ironico perché c'è bisogno di sorridere, visto che lo scenario complessivo dei nostri tempi non è dei più positivi. Io credo che ci sta riuscendo bene perché i riscontri ci sono. Sì, mi ritengo soddisfatto di questo, e abbiamo bisogno di tutti voi, insomma, di chi ci ascolta e ci guarda, e anche questa serata è un qualcosa di molto positivo perché è un periodo in cui si parla di scorciatoie, di scandali per raggiungere il successo. Io penso che delle ragazze che invece affrontano una sfida come questa per inseguire un sogno, anche solo un momento di autostima, vanno premiate rispetto a chi invece pensa di bruciare le tappe, ma poi questi successi conseguiti per queste vie durano poco. Buonasera, buongiorno, buon tutto. Allora, bella prima, bella adesso, bella sicuramente in futuro. Qual è il segreto? Non c'è un segreto, secondo me è come sarà, ti chiederanno anche a te tra un po' di anni, bella allora, bella ora, e speriamo bella tra un po'. Secondo me, se tu vai avanti con la tua bellezza, riesci a tirare avanti con la tua serenità, essendo una persona felice probabilmente, perché sai, poi la bellezza è fino a un certo punto importante nella vita, poi te ne accorgi che ce ne sono altre cose. Se tu riesci ad accorgertene, secondo me poi la mantieni ancora meglio. Quindi belle e felici dentro per trasmetterlo, sì, poi anche, sì, fuori. Sì, sono assolutamente di questo pensiero perché sono sempre andata avanti così. Poi una ragazza giovane, bella come te, che mi fa un complimento del genere, vale ancora di più, no? Grazie. Quindi dicevi che anche tu hai iniziato così con i concorsi di bellezza. Sì. Quindi ti, sì, senti molto vicina a queste ragazze. Moltissimo, infatti, perché da qualche parte deve pur cominciare. Questi concorsi ti danno veramente una spinta, sono veramente un trampolino per aprire questo mondo e vedere se hai voglia veramente di andarci oppure no. Poi sai, succede tante ragazze che magari partecipano a questo concorso e poi non vogliono più. Smettono perché non è la loro strada, altre ci provano, vanno anche ad altri concorsi, perché il perdere non vuol dire perdere del tutto, vuol dire perdere questo e poi hai l'opportunità di qualcun altro. Comunque già arrivare, insomma, a gareggiare comunque è soddisfacente. Beh, siamo in finale, la finale è la finale. Ragazzi, quindi hanno passato comunque una selezione. Certo, sono d'accordo con te, essere già qui è stata una grande vittoria. Poi smentiamo il mito che le ragazze belle sono sempre stupide, è importante anche la bellezza, no? Sono un po' stupidine, dai. No, non è vero, non sempre. Bella, non intelligente. Volevi. No, sai cos'è? Esistono anche le donne belle molto stupide, purtroppo, perché, tornando al discorso di prima, si concentrano solo sulla loro bellezza e dimenticano che al di là di questo bisogna anche saper dire, saper fare qualcos'altro. Quindi curiamo mente e corpo. Più corpo che menti a una certa età, eh. Stop to rush.
carissima, questa luce a quest'ora un po' ci fotte, però. Senti Valentina, ma ti hanno mai dato una fascia di Miss Simpatia? Dunque, a me mi hanno dato due fasce, una per Eni e una per Ernia che mi è uscita. Però sono state tutte e due simpatiche. Guarda, no scherzi, io ho partecipato nel 1900, oddio non diciamo la data perché sembra chissà quanti anni ho, partecipato a una selezione regionale per l'Abruzzo per Miss Italia e la sera mi hanno fatto Miss in gambissima, poi quando hanno saputo l'età mi hanno rimandato a casa. Ma non ci credo, fai vedere le gambe? Guarda, stasera sono coperte, però devo dire che gambe da ballerina, gambe insomma belle toniche che ancora a 40 anni se la batte. Hai voglia, e voglia. Questi occhi? Questi occhi sono due, perché se erano tre stavo sotto spirito all'università, non si può fare. Gli occhi sono del papà, la forma della mamma ma gli occhi del papà, il colore del papà. Complimenti per la bellezza e per la simpatia, davvero. Beh, complimenti per l'intelligenza, ciao. Miss Eva 2011, nominata al settimanale Eva 3000, è la numero 10, Marina Rapani. Signore e signori, vince in quanto Miss Beat 2011 al numero 3, Francesca Cantara. Importante stasera. Volevamo sapere, ma tu hai mai partecipato a qualche concorso di bellezza? Tantissimi, grazie a uno dei concorsi di bellezza che mi trovo in Italia del 1994. Beh, dice quale concorso? Si chiamava Miss Bahia Brasile 1994. Vincitrice del contratto Rai, Luna Park, non so se te lo ricordi, con Pippo Baudo, Miri Carlucci, Rosana Lambertuccio, e facevo la prima balletta. Quindi, complimenti. Poi non c'ho vergogna di dirlo, perché da quella cosa lì è scattato la grinta di dire: Linda, allora ci ha dato l'opportunità della vita, cosa vuoi studiare per fare da grande? E grazie, tantissime belle cose. Bene, ci troviamo su questa cosa. Senti, che cosa hai provato da quest'altro lato? Quindi in giuria è una grossa responsabilità, sei contenta delle ragazze che hanno vinto? Sono contenta perché vedo che le due ragazze che sono state scelte non soltanto per la loro bellezza ma l'intelligenza. Sono simpatia. E la simpatia. Oh. Sono quelle ragazze che davano una risposta corretta, con una visione nell'intervista che noi iniziavamo a dare il voto quando loro facevano l'intervista, che parlavano di loro, con i loro difetti, con i loro cose. Io ho trovato belle, poi sono belle. Le auguro le cose più belle del mondo. Ragazze, abbiamo pochissimi minuti, ok, in cassetta, quindi al volo, siete contente? Sì, sono contentissima. Madonna! Le sensazioni? Non me l'aspettavo, mi sembra di vivere un sogno. È un sogno, in parte è un sogno. Idem, uguale. Siete pronte per affrontare questo nuovo anno da Miss? Sì. Bisogna. Cariche. Adesso facciamo un saluto agli amici di VIP Show TV. Un bacio, vai, tutte insieme. Mua. Ciao. VIP Show TV.